L'evento Violino della Shoah a Cremona, organizzato dal Rotary Club, ha visto la partecipazione di Noemi Segni, presidente dell'Unione Comunità Ebraiche, in occasione dell'imminente Giorno della Memoria. La sua prima volta a Cremona è trascorsa sotto il segno della commemorazione di Eva Maria Levi, una ragazza ebrea deportata dai nazisti ad Auschwitz. Credo che oggi il monito, anche attraverso la musica, anche con poche parole, il monito è un monito di coerenza, di come si fa memoria e capire cosa vuol dire Auschwitz, nazisti, fascisti, Shoah, e capire che quei luoghi e quegli avvenimenti, quelli sono sterminio e quelli sono genocidio, e non si possono distogliere termini e situazioni e caratterizzazioni della Shoah e utilizzarli altrove, perché vuol dire affievolire la memoria, il rispetto delle persone che hanno sofferto così tanto e la responsabilità di chi ha commesso questi crimini.